Buongiorno amici. E scusate se ci siamo lasciati andare ai sentimentalismi. È stato un momento di debolezza, cercate di capire. È che il voto del 27 e 28 marzo ha sconvolto le nostre vite. Sì, ma quando abbiamo saputo che avevano vinto i noi abbiamo deciso immediatamente di entrare in clandestinità, vi ricordate? Poi, quando abbiamo visto la lista degli eletti in Puglia, ci siamo rimasti male. Ci aspettavamo un gruppo di gerarchi al potere. E invece sono un reparto di geriatria in libera uscita. Pensate che il più giovane è in andropausa da 10 anni. Quando si fanno il saluto romano tra di loro alzano la flebo. Ed allora abbiamo capito che era giunto il momento di Extra TV. Proprio così. Un programma di rinascita nazionale. Scusa tata, questo è un momento che mi ha toccato davvero nel profondo. Vado in bagno. Dunque Extra TV, cari amici. Un programma nel quale dibatteremo i tempi più importanti di questa seconda repubblica per prepararci alla terza. Prima di cominciare però, permettetemi di ricordare che sono stati tantissimi coloro i quali hanno accettato il nostro appello alla clandestinità. 6. 6 persone che hanno dovuto rinunciare a ciò che avevano di più caro. I loro amori, i loro affetti. E tutto per unirsi alla nostra lotta. E i primi a rispondere sono stati loro. La signora Maria Acquaviva ed il signor Romano Morea, con i quali tratteremo i temi più importanti delle nostre trasmissioni. Oggi parleremo però della loro storia. Signora Maria, lei a cosa ha dovuto rinunciare per essere qui? Io? Ho dovuto rinunciare a Attila. Suo figlio? No, il mio canarino. Struggente. Non l'ho potuto portare via. Come mai? Perché sono arrivati primi loro, i bastardi. Terribile. Senta, signor Tata, sì. Posso fare un appello a Attila? Ma ci mancherebbe, signora, prego. Attila, ascoltami. Se per caso ti dovesse venire fame, il mangime sta nel primo cassetto della cucina. E se hai sete e vuoi l'acqua semplice, basta aprire il rubinetto. Se vuoi l'acqua minerale, sta sul balcone della cucina. E mi raccomando, Attila, torna a casa presto la sera. Sì, Attila non ha le gambe lunghe. Non ha le gambe lunghe. Non ha le gambe lunghe? No, non ha le gambe lunghe, Attila. Signor Romano, innanzitutto una domanda. Ma la signora Maria è sua moglie? È la mia consorte. Adesso mi è tutto più chiaro. Signor Romano, anche lei avrà vissuto momenti terribili. Sì. Anche il suo è stato un distacco doloroso, vero? Me ne ho presa all'improvvista. Ho potuto salvare soltanto il mio crucifisso. E come ha fatto a salvarsi? Io debbo la vita ai popcorn. Come? Debbo la vita ai popcorn. Si spieghi meglio, che vuol dire? Chiese Maria. Maria, posso mettermi i popcorn nella pentola? E lei mi disse, fai tutto quello che vuoi, purché che mi lasci vedere il cuore selvaggio. Allora io ho preso la pentola, presi i popcorn, messi sul fuoco, giro la testa, all'improvviso, vidi... Sì, e cosa gridai. Fa? Maria, Maria! Prendo la pentola sui popcorn che ancora scoppettavano. Maria, ti ricopro io le spalle, corriamo, scappiamo. Allora ho preso la pentola e corriamo. E scappasse? Scappiamo, sì. Attimi struggenti, attimi terribili. Sì, molto terribili. Eppure, signor Romano, io penso che le parole non facciano giustizia di quello che voi avete subito. Perché non ci fate vedere in diretta la scena della vostra fuga? Sono orribili quei giornate da ricordare. Lo so, ma fatelo per gli amici a casa. Fateci rivedere come avete sofferto. Vabbè. Allora io, preso la pentola, stavano i popcorn dentro, ancora scoppettavano. Allora girai la testa e vidi Lo gridai. Maria! Romano! Maria! Romano! Corriamo! Allora, ti ricopro io le spalle, andiamo! I popcorn corriamo, scoppettavano ancora, andiamo! Cosa ci fate dentro? Chi vi ha dato il permesso di star... Uscito fuori immediatamente da questo deposito. Chi vi ha dato il permesso? Queste violazioni di domicilio. Buongiorno. Uscito fuori... Lei chi è il capo di questa delegazione? Un conoscente. Un conoscente. Cos'è il suo domicilio qui dentro? Non proprio. Lei sa che c'è violazioni di proprietà privata, no. Articolo 2425 del codice civile, no, 308, 309 del codice penale. Favorisce i documenti, favorisce. Guardi, maresciallo, io le posso... Appuntato. Appuntato, io le posso spiegare. Appuntato Nicola Perchione, per servire. Appuntato Nicola Perchione, io posso spiegarle veramente tutto. Ecco, bravo, spieghi. Cosa ci fate dentro questo deposito? Cosa siete? Terroristi? Terroristi? Siete terroristi? Ma no, non siamo terroristi. Siete terroristi? No. Si lasci convincere, siete terroristi? No.
Diciamo che siete la Francia più estrema del terrorismo. Ma che c'abbiamo la faccia da terroristi abbiamo? Io da quella me ne sono andato. No, 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 guardi, noi siamo un gruppo... musicale? Sì, facciamo i matrimoni. In tribunale mi manda a suonare, uscito fuori immediatamente, con le gambe revolte, uscito fuori. Guardate che vado a chiamare gli alleati, E che esagerazione, questa addirittura gli alleati le va a chiamare. Perché non ci crede? Ma è un'esagerazione. Gli alleati. Guardi che l'ha puntato Perchione in contatto costante con la flotta navale mediterranea, con la legione aerea meridionale e con alcune truppe terrene. Terrene? I carristi di Putignano, roba mia. Scusi, e che cosa ci vuole fare con tutti questi bei reparti? Ma guarda, questo dipende da voi. O uscito fuori immediatamente da questo deposito o io do inizio alla missione, Ma quale missione? Tempesta nel deposito. Tempesta nel deposito? Uscito foro! Appuntato, noi non ci siamo proprio capiti. Noi siamo qui per fare un programma di rinascita nazionale. Cosa c'entra questo fatto della missione? Guardi, per quanto mi riguarda, allora diamo anche stop a questo ragionamento. La parola è Patriots, allora. Certo, perché lei magari ha anche un missile Patriot nella sua dotazione militare. Guardi, lei in questo momento mi vede così. Io certamente quando vado a fare i miei giri di perlustrazione insieme agli amici della forestale non me lo porto appresso. Certo, perché sulla bicicletta sta scomodo il patrio. D'altronde la canna è corta. Certo. Comunque non ci metto niente a puntarvelo sopra il tetto, Non ci metto niente. Peccato che il tetto è suo. Lei dice che non regge? Secondo me non regge. Strano, ho fatto la ristrutturazione l'anno scorso, lei dice che non regge? Ah sì? E lo sa che le dico? E lo butti il missile allora? E metti che poi non... Peggio per lei. E già perché io mo spreco un Patriot, uscito fuori senza Patriot! E lei l'ha uscito detto. Fuori immediatamente senza Patriot! Lo so. Cosa fate? Senta, no, rimaniamo qui, va bene? Cosa ci fa? Rimaniamo qui. Rimanito dentro? Rimaniamo dentro. Allora rimanito dentro che adesso è uscito fuori. Ma vado dove vuole, va bene. Rimanito dentro che adesso... Per piacere, stiamo facendo uscito un programma! Foro, collega... Stiamo facendo un programma! Vengo con gli alleati! E che maniera! Uscito foro! Uscito foro! Dopo l'incursione a sorpresa dell'appuntato Perchione, conosciamo altri due componenti di questa brigata partigiana. Il 2 novembre, ecco il leader del gruppo, il signor... Di Cosola, Vito Di Cosola. Che è accompagnato dal signor... Pasquale Di Cosola. Bene ragazzi, visto che voi ci farete compagnia in questo esilio, volete raccontarci delle vostre radici musicali? Noi veniamo dalla musica punk. Dalla musica punk. Poi però so che c'è stata una svolta. Sì, abbiamo scelto il dark. Dal punk al dark. A quale gruppo vi ispirate musicalmente? Ai Joy Division. E devo dire che il 2 novembre è veramente un gruppo dark al 100%. Pensate, cari amici, che loro, a differenza degli altri gruppi, non suonano nei normali stadi o teatri. Ma dove vi esibite voi di solito? Noi suoniamo ai funerali. Perfetto. Allora, ragazzi, in bocca al lupo, uniti nella lotta, vinceremo. E a questo punto dov'è il mio compagno di mille lotte? Sei qui. Guarda, volevo dirti grazie, grazie, grazie ragazzi. A dopo la rivoluzione. Volevo dirti che veramente abbiamo un gruppo su cui possiamo fare affidamento. Sì, un affidamento familiare però. Questo non lo so. Certo è che adesso è il momento di passare al tema della prima puntata. Un tema veramente importante, vero? Certo, per cui accogliamo senz'altro il primo tema di Extra TV. Che succede? Scusa, mamma mia. Qualcuno ti insegue. Annalisa, esci immediatamente e non ti comportare come una smoderata. Ma Annalisa sei tu? Sì, sono io. Scusa, ma si può sapere che cosa è successo? Avete del tempo? Potete ascoltarmi? Ma guarda, del tempo proprio non. E qui dobbiamo trattare i problemi politici, dobbiamo. E allora perché il mio non è un problema? No, dobbiamo affrontare dei temi che riguardano la Seconda Repubblica. E questo non è un problema della Seconda Repubblica. Che ne sappiamo noi se non ce lo dici? Allora dillo, avanti. Dici questo problema, allora. Va bene, vi racconto tutto. Beh. Allora, io oggi mi stavo sposando. Vabbè. A un certo punto ho deciso di scappare. Dai, anche il prete. Tu, Annalisa, vuoi prendere in sposa Francesco. Tu vuoi. Mi dai del tu. Ma chi ti conosce, sto cozzano? Cioè, scusa, non ho capito. Cioè, tu non ti sei sposata per questo motivo? Beh, certo, ma anche la confidenza deve avere un limite. Certo, non sono d'accordo. Guarda, neanche io mi sarei sposato fossi stato in lei. Scusa. Che cos'è? Poi anche Francesco.
Per tuo ragazzo? Questa è la bomboniera. Tuo ragazzo? L'ha scelta lui! Sto schifo! Che cozzalo! Guarda che bellissimo! Scusa, a me piaceva moltissimo. Annalisa, hai detto? Volevo fare una domanda che esula adesso un attimo dal tuo matrimonio, cioè i rapporti di coppia tra di voi come andavano? Beh, quelli andavano bene. Sì. Sì, però Francesco pretendeva ancora di baciarmi facendomi ruotare la lingua in bocca. Che schifo. Beh, ma è così che si fa tra fidanzati? Ma è fuori moda adesso. Sì, ma non così. Non così. Com'è? Così. Come, scusa? Non così. Così. Capisci? Scusa Annalisa, penso di aver capito io. Era così che tu dicevi proprio. Era così? Aspetta. Io non penso che questo è un problema che possiamo trattare in questo programma. Non credo che questo è un problema. Secondo me è un ottimo problema da trattare. Aspetta. Vogliamo trattare questo tema? Va bene, d'accordo, ci sono. Trattiamo questo tema. Però allora, visto che trattiamo il tema della coppia e il tema del matrimonio, vorrei sentire senz'altro un parere della signora Maria. Signora Maria, mi dica cosa ne pensa di questo che è successo, del caso Annalisa. Mi dica lei. Sì, io direi ad Annalisa, come madre e soprattutto come donna, che i stessi problemi li ho passati io, come lei. Pensa un po'. Ma perché? Romano non sapeva baciare, signor. No, non sapeva fare niente. Lei pensa un po' alla prima notte di nozze. Io l'aspettavo in camera da letto. Diciamo, viene tutto bella, elegante, vestita, con una vestaglia di seta. E invece? E lui se ne viene con un camice da infermiere e con la valigetta del pronto soccorso. E che doveva fare? E mi dice a me, giochiamo al dottore e all'ammalato? Veramente? Lei cosa ha risposto? Io ho detto di no. Ha fatto benissimo, signore. Ha fatto benissimo. E lei cosa dice, Romano? Io dico che se in ogni coppia c'è un dialogo, tutto si mette a posto. È vero, Maria? Beh, insomma. Ti ricordo quando noi avevamo dei nostri problemi, che io non potevo trovare i tuoi pontirogini? Avevate dei problemi con i pontirogini? Non riuscivo a trovarli. E come avete fatto? Giocavamo a battaglia navale, dividemmo i nostri corpi in caselle. Poi dicevo C8. E a cosa corrispondeva C8? Al lobo dell'orecchio. E la signora Maria cosa le rispondeva? Se era giusto il pontirogino, rispondeva colpito. Ah, se invece il pontirogino non era quello giusto, le diceva? Acqua. Perfetto, va bene, d'accordo. Allora direi a questo punto che possiamo senz'altro passare ai sondaggi dopo questo dibattito che è stato veramente molto chiaro. Io ringrazio la signora Maria e ringrazio anche Romano. Allora Pulcino, ci vediamo più tardi. Torno subito. Bene, abbiamo arruolato nelle truppe di Extra TV un compagno, un mio vecchio amico di scuola, il quale grazie alla sua straordinaria conoscenza della matematica ci aiuterà a fare dei sondaggi di opinione, una sorta di collegamento tra questo bunker e la gente a casa sui temi che tratteremo in queste puntate, vero Paolo? Senti, vuoi dire agli amici a casa che tipo è di... semplicissimo, io userò i problemini di smatematica come un esempio. La smatematica. Sì. Che è una scienza che è al centro tra la matematica, la fisica e spararsi un bel colpo nella testa. Tu hai proseguito gli studi dopo il liceo? Sì, io mi sono iscritto all'università abusiva di Urbino. E se vuoi, se puoi reggere un attimo questo, il computer ci è rotto. Capisco. Ecco, il problemino che io chiamerò A, no, lo chiamo B, no, lo chiamo Gaetano, tanto chi se ne frega. Ecco, il problemino fa, in una vasca da bagno B, un rubinetto RU versa una quantità d'acqua pari a e dispari B. Abbiamo la saponetta SA, l'occhetta OC e anche il balsamo BA. Ma questi dati non ci interessano, servono per confondere, va bene? La domanda è questa, quanti anni A e quanti anni B ha il rubinetto RU più 1 di mio cuginetto Q? Ed è semplicissimo perché x più l'occhetta delta y più f di x porto di qua la x e porto a casa mia madre uguale circa 148, grazie.
Bene, ora che è tutto più chiaro, Paolo, vuoi anche dire ai nostri amici a casa di che strumenti tu ti avvarrai per effettuare questi sondaggi? Se mi vuoi seguire. Ecco, questa... La cabina telefonica. Sì, io ho preso 20.000 lire di gettoni e invierò queste telefonate agli italiani. Senti, c'è una domanda sondaggio pure? Sì, la domanda sondaggio, eccola qui. Purtroppo il computer ci è rotto. C'è. Ah, ti sposi? Contro chi ti sposi? È una frase errata? Oppure rispecchia le tensioni del nostro tempo? Vado. Bene, immagino che le risposte le avremo nella seconda parte del programma. Se non ti dispiace, Tata, io rimarrei qua. E la linea non va. Va, va. Così vedo come vanno le telefonate. Sì, signore, era un colpo. No, signora, era Emilio. Sì, siamo di Extrafiga. Il risottino. E rimani là, rimani, che è meglio. Dunque, cari amici, noi in questo programma abbiamo voluto due validi opinionisti, due mitici musicisti, un illustre tecnico per le indagini di mercato. Ma abbiamo anche voluto, cercato e trovato un uomo che fosse in grado di diffondere il comunismo nella società civile. E lo abbiamo trovato. Federico. Un compagno, un militante, uno zapatista che con la sua voce, la sua musica, le sue note è uno dei pochi in Italia ad arrivare giusto al cuore della gente. Oggi Federico è già in missione per noi. Andiamo a scoprire tutti insieme dove si trova. Ecco che stiamo per collegarci. Allora, sì. Federico, ci sei? Sì, Tata, ci sono. Ti sento pochissimo, ma ci sono. Ecco, dici dove ti trovi precisamente. Guarda, il posto dove mi trovo non te lo posso svelare, perché è un posto riservatissimo in questo momento, perché il titolare ha proprio aderito attivamente alla nostra causa. Tu sai che è una causa molto importante, eh? Certo, ma come lo hai convinto? Guarda, è stato molto facile convincerlo, perché guarda, noi abbiamo discusso sul tema di Antonio Gramsci e ci siamo soffermati soprattutto sul concetto di centralismo organico e sul centralismo democratico. Ed è lì che sei riuscito a convincerlo? Sì, beh, sono riuscito a convincerlo a metà, mentre per l'altra metà io l'ho convinto, o perlomeno lo convincerò, con una mia canzone che li canterò in questo momento. Il titolo? Il titolo è Che donna sei. Grazie. Prego, Federico. Federico, paladino del comunismo. A questo punto, cari amici, un piccolo spot alla pubblicità e ci rivediamo tra un po'. No change channel, please.